Ari, ciao, eccoci qua con la terza parte del mio mega ordine Panda Haul. In questo video vi mostrerò un po' di bicconi che ho preso monocolore. C'ho Nutte che sta mangiando i sacchetti adesso. Partiamo subito. Allora, ho preso questi qua, che sono da 6 mm. Sono color giada, anche se dalla videocamera sembrano un po' più verde acido, però sono così. Adesso, se riesco, questi riesco a aprirveli, perché gli altri sono saldati i sacchetti. Devo dire, molto belli. Un filo, il codice ve l'ho mostrato, sì, però ve lo mostro di nuovo, non mi ricordo, boh, come al solito, la solita svampita. E niente, sono contenta di questi. Ho preso un filo per colore perché volevo vedere com'erano, e quindi invece di prendere altri multicolor ho preferito ripiegare su un filo alla volta. Poi ho preso questi qua bianchi, sempre da 6 mm. Il codice, se magari ve lo mostro un po' più lentamente, se no stoppate il video. Questi qua, sempre 6 mm. E questi riesco ancora a mostrarveli perché il sacchetto non è sigillato, ed è così. Anche questi molto belli. Ce ne saranno un centinaio per filo, 50, 100 credo, non di più. Però va bene, cioè qualcosa ci esce per provare. Poi ho preso questi qua, verde traslucido. Però queste sono delle perle, ho sbagliato. Queste sono perle, vabbè. E invece di essere dei cipollotti sono delle perle verdi traslucide da Pane Fantasia. I millimetri qua non me li dice, quando li ho ordinati i millimetri c'erano, adesso boh, vabbè, saranno da 2-3 mm credo, queste qua. Poi andiamo avanti, ho preso questi cipollotti, ma parlo come cinesi, da 4x3, il codice è questo, AB Tiffany. La videocamera purtroppo non rende come dovrebbe, però ecco, lo metto vicino al mio smalto che è Tiffany, e come vedete si assomigliano abbastanza. Dopo ho preso questi qua rossi, da sempre 4x3, anche questi molto belli. Poi ho preso questi qua bianchi, aspettate che ammasso Nutte, arrivo, sempre 4x3. Poi ho preso questi qua traslucidi con sfumature AB. E anche queste sono delle perle, ma io sono una rimbambita, e guardassi bene prima di dividere la roba per fare il video, vabbè, ve le faccio vedere adesso così le ho un po' già viste. Anche queste molto belle, queste credo da 4 mm o da 3, boh, vabbè, poi prenderò il calibro e scriverò sopra quanti millimetri sono. Poi ho preso questi cipollotti color champagne 4x3 e sono così. Ancora cipollotti verdi opalescenti da 2 mm, il codice è questo. Ancora dei cipollotti, no, delle perle, non ce la posso fare, non mi ricordo neanche cosa ho. Sempre delle perle sfaccettate, queste da 4 mm nero antracite. Ancora dei, vediamo un po' se non sbaglio anche questi cipollotti grigio verde, io li chiamo 3x2, il codice è questo. Poi ho preso, scusate, questi qua gialli, sempre cipollotti, adesso qua la misura non c'è, credo che siano da 3 anche questi, 3x2. Poi ho preso questi qua, ok,
credo anche questi da 3x2, non me lo scrivo, non mi toccherà prendere il calibro. Boh, non so spiegare, tra il verde e il nero, boh, con un po' di AB, non so bene come, sicuramente chi è più esperta di me vi sa definire meglio il colore, però io sono contenta, mi piacciono. Poi ho preso questi, che sono piatte ovali, il codice è questo, le misure non me le hanno messe, e io l'ho preso per incastonarli nell'imbroderi, effetto turquoise, turchese, e belli anche questi. Poi ho preso questi cristallini col foro, sempre per le embroidery, color naturale, trasparente, chiamatelo come più vi piace. Il codice è questo, ce n'è 50 pezzi. Purtroppo sono quasi tutti girati sul dorso, però devo dire che sono belli luminosi. Adesso vedremo se renderanno altrettanto. Ho preso questi, queste basi per bottoni a pressione, perché ho comprato delle teste di orologio a pressione e volevo provare a fare un bracciale, un orologio rigido, mettendo una testa di orologio a pressione con lavorazione alle embroidery. Il codice è questo e ce n'è 20 pezzi. Così. E che altro dirvi? Niente, anche questo video finisce qui e ci vediamo al prossimo. Ciao ciao!